Internet è uno strumento potentissimo in ogni campo, quindi è una fonte importante anche per i giornalisti, in particolare per i giornalisti investigativi che conducono delle indagini giornalistiche appunto per rivelare dei retroscena o scoprire delle malefatte. E un manuale ora, Esplorare Internet, di Leonida Reitano, che è un esperto di questo settore, ci racconta come condurre queste indagini, che sono libere e sono anche lecite perché Internet appunto è libero, cioè non si viola nessuna privacy. Esatto, il manuale è stato, diciamo, costruito proprio per questo, per fornire ai giornalisti uno strumento che gli permettesse di limitare il ricorso alle fonti confidenziali con tutti i rischi che sono connessi e quindi di avere una capacità investigativa autonoma nella conduzione delle proprie inchieste. E lei dice banalmente da Google Groups o dal motore Google a certe ricerche sui domini, a altre tecniche che insegna, usando questi strumenti si possono ricavare tante informazioni. Sì. Perché per esempio da un banale curriculum vitae in cui c'è nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, noi ricaviamo il codice fiscale di una persona e da quel codice fiscale noi siamo in grado di sapere quali immobili ha, quali veicoli, in quali società lavora. Ecco, questo è un po' preoccupante perché comunque insomma, incide sulla privacy. Ora anche Facebook sta cambiando, no, per difendere maggiormente la privacy. E è anche vero che su Internet una volta che gira un'informazione sbagliata è difficile cancellarla, quindi è anche uno strumento di calunnia o di diffamazione. Assolutamente sì, diciamo il problema della reputazione su Internet è un problema che anche le aziende si pongono, tanto è vero che ci sono agenzie specializzate che hanno il compito di ripulire la reputazione di un'impresa, soprattutto da voci diffamatorie. Esplorare Internet, il manuale di investigazioni digitali scritto da Leonida Reitano e pubblicato da Minerva.